Brogli elettorali, la paura del sindaco d'Italia, no elezioni ma riconteggio voti. La paura fa 90, diceva un vecchio adagio. Il sindaco di Siracusa Francesco Italia ha tenuto stamane un incontro con i giornalisti per fare chiarezza sulle presunte irregolarità alle amministrative del 2018. Il punto sui vari interventi succeduti nei giorni scorsi, in primo luogo la riunione del centrodestra, non capisco il perché della presenza dell'onorevole Stefania Prestigiacomo, la quale ha avuto modo di fare constatare all'opinione pubblica di essere stata equidistante dalla vicenda, adesso anche lei partecipativa ad un'assise fatta solo di annunci e o presunte aspettative e richiami sul reale valore della democrazia a Siracusa evidenziata dall'avvocato Ezechia Paolo Reale di Progetto Siracusa, fautore del ricorso al TAR sulle possibili combine elettorali ancora da accertare davanti al TAR. Reale sostiene, dice il sindaco d'Italia, che conteggiando i voti senza alcun riscontro oggettivo potrebbe anche essere stata inficiata la sua elezione al primo turno, perché lo sbilanciamento accertato sarebbe intorno ai 5.000 voti che avrebbero determinato il conteggio di 54.000 voti e non di 44.000 che avrebbe consentito al Reale, che aveva conseguito 50.000 voti, di evitare il ballottaggio e vincere al primo turno. Ecco il motivo per il quale ha spinto l'ex candidato sindaco a chiedere l'annullamento della tornata elettorale e non il riconteggio delle schede. Ricordo al candidato Reale che per poter vincere al primo turno gli occorrevano oltre 1.500 voti e i presunti 5.000 voti mancanti, alla luce delle analisi delle liste che concorrevano, potevano essere distribuiti anche agli altri candidati, non solo da addebitare al candidato Reale. Ma quello che più mi preme dire è che sarebbe inutile spingere a un ritorno alle urne, quanto invece al riconteggio dei voti. Se parliamo di fare luce su tutta la vicenda, occorre chiedere al TAR di fare ricorso alla lettura singolarmente di tutti i consensi dei cittadini per consentire di dire che a Siracusa regna la legalità. Rispetto ai dati che sono stati diffusi e che crescono di giorno in giorno, c'è qualcuno che parla di 5.000 voti di differenza. Questi 5.000 voti sono diventati una volta su un giornale 15.000 e un'altra volta 24.000. Ecco, siccome con questo modus operandi la democrazia, la trasparenza e la chiarezza in realtà invece si annacquano, ho chiesto all'avvocato Rossitto, che sta seguendo per me questo ricorso elettorale, di fornire oggi a tutti voi un quadro leggermente più chiaro e chiarificatore rispetto a questi dati che sono stati snocciolati in questa conferenza stampa e che così copiosamente in questi giorni abbiamo visto rappresentati nei giornali, anche da parte di qualcuno che incautamente, dando per buono tutto ciò che viene detto o scritto, interviene a gamba tesa sostenendo una tesi o un'altra. E quindi ritengo che fosse fondamentale, nonostante il mio desiderio di mantenere, come dire, un profilo basso e un ruolo istituzionale, di chiarire quanto purtroppo ai molti credo stia sfuggendo. Quindi il dato è 54.563. Poiché la legge dice che il candidato alla carica di sindaco, come voi sapete, viene eletto al primo turno se supera il 40% di questo numero, e poiché al candidato sindaco Reale sono stati attribuiti 20.332, è certo che questa percentuale non è stata raggiunta, perché il candidato sindaco avrebbe dovuto conseguire 21.825 voti. Quindi c'è uno scarto di 1.493 voti validi. Succede però, caro avvocato Rossitto, che il consigliere Reale sostiene che, non so, ce lo spiegherà lei, ci sono 5.000 voti non espressi sui candidati sindaci, e quindi all'interno di questi 5.000 voti sarebbero potuti apparire quei 1.800 voti che mancano, ma che sono mancati al consigliere Reale per diventare sindaco al primo turno.